Di tanto in tanto capita che volti noti si trovino a dover smentire notizie che circolano in rete ma che sono totalmente infondate. In queste ore è accaduto a Capri Ponte. Il sito Velvet Music ha riportato una notizia secondo la quale il DJ e giudice di Amici avrebbe scatenato una rissa durante una serata tenutasi a Gallipoli. Secondo quanto raccontato, il torinese avrebbe suonato il remix di Faccetta Nera, con tanto di braccio alzato verso la folla, anche se in un secondo momento è stato precisato che Gabri Ponte avrebbe alzato il braccio solo per incoraggiare i presenti a seguire il ritmo. Il gesto di cui veniva fornito uno scatto, però, non sarebbe piaciuto ad alcuni antifascisti presenti che prima avrebbero inveito contro il DJ e poi avrebbero iniziato a discutere con altre persone del pubblico. La rissa da verbale sarebbe diventata fisica e si sarebbe spostata all'esterno del locale. La smentita di Gabri Ponte. Ben presto è arrivata la smentita da parte dello staff di Gabri Ponte, che è stata poi pubblicata dal sito Velvet Music. Nel testo si precisa che la foto diffusa come prova del gesto del DJ era in realtà frutto di una manipolazione e che l'artista è stato associato ad una ideologia che non gli appartiene. La foto pubblicata dell'artista Gabri Ponte è frutto di una manipolazione. La foto originale, infatti, è stata scattata durante un live nei pressi di Frosinone e Gabri Ponte ha il braccio sinistro alzato e non quello destro, come risulta dalla foto pubblicata. Inoltre, il remix della canzone Faccetta Nera, noto brano musicale del periodo fascista, associato alla notizia, non è attribuibile a Gabri Ponte, né è mai stato dal medesimo suonato. Né vi è stato, ovviamente, nessun tumulto o insurrezione, nei confronti dell'artista o tra il pubblico presente alla serata di Gabri Ponte a Gallipoli. Infine, a nome di Gabri Ponte, segnaliamo che l'artista è stato erroneamente associato ad un'ideologia che non gli appartiene. Chi se ne frega.